Dani! A quanti try devo arrivare a fine settimana? 320, brother. 320? 320 try e fai attenzione alle robe di prima perché che cosa c'è? Tirati su quelle c***o di mutande! Ma mi hai chiamato te? Vestiti, porco! Fa caldo, stavo cucinando Vestiti! Stavo cucinando dinanzi al forno e faceva un caldo torrido. Di conseguenza mi sono abbassato gli slipponi e cercavo un attimo di far prendere aria Ma al parla come esterno. mangi, rincoglionito. Dai, vai a cucinare e basta. Lasciami in pace. Lasciami in pace. Ma mi hai chiamato tu? Lasciami in pace. Ti ho chiamato per chiederti una cosa. Non volevo il tuo pisello sulla faccia. Requiescat in pace. Terbuzio Abustolo Camborante, Crisalide Tantemo Cappo Ipotarono, Sempiterno le favolus de Bardes. Quanta cura per questa tenda, non l'ho mai vista così tanta cura per una tenda. Ascolta Mario, come ci risente ad essere una delle principali cause della morte di Silvio Berlusconi? E purtroppo, per fortuna, non lo sono, come diceva Giorgio Gaber riguardo l'essere italiano, no? Essere italiano oggi è una cosa molto importante, ovviamente, perché è morto colui il quale, nolente o volente, che vi piaccia o no, è stato la faccia dell'Italia per 20 anni per quanto riguarda la politica, per molto di più per quanto riguarda altri settori. Il web è letteralmente esploso alla notizia della morte del cavaliere, così lo chiamavano, Ma il che hai fatto, bro? presidente Ma sei stato te? a fare niente. Mi hanno appena scritto in chat da Kick, è stato Mario e sta parlando adesso. L'hai ucciso te, Silvio? No, no, io ero qua, stavo dormendo. Lo sai che stavo dormendo? È morto all'ospedale Berlusconi. Sì, a Milano, qua accanto però. Ma per una faida calcistica, tu tifi Inter, quello del Milan, hai voluto tagliare i Io conti? sono simpatizzante milanista. Io odio solo la Ah, adesso Juve. sei simpatizzante. Odio solo la Juve. Fino a 24 ore fa ero il peggior male tumorato della Mai storia. Oggi è detto. morto Silvio Berlusconi, ma io Mai, simpatizzavo. mai detto, mai detto. Sospetto, Mario. Mai detto. Mai detto. È che sei abituato a tutti gli altri appassionati di pallone che sono inferiori alla mia purezza per quanto riguarda l'amore per questo Sembra un sport. grosso mirror coat quello che stai facendo. Sembra No. un goloso mirror coat quello che stai utilizzando in questo momento opportunista. Io ho studiato tanto il Berlusconi milanista. L'ho seguito tanto. Raccontaci di come lo studiavi. Berlusconi ha vinto 5 Champions. Ah, sul personale proprio, vai, eh. Nei mondiali, cioè nei mondiali, nelle coppe dei campioni di Van Basten e Gullit c'era già Berlusconi. Quando Maldini ha esordito nel Milan c'era già Berlusconi. Non Che precisione. l'ho ucciso io. Non l'ho ucciso Come io. sai tutte queste cose? Perché sono un appassionato di pallone. Non ho ucciso Berlusconi. Non ho ucciso Berlusconi. Lo stai dicendo tu, eh? Giusto? Sì! Ovviamente muore Berlusconi e quel figlio di mi devi dire che l'ho ammazzato io. Questa cosa mi manda in bestia, perché poi magari la gente Ah, ci sei ancora in crede. berserk adesso. Eh? Sei ancora in berserk Non adesso. sono in berserk e non provare a dirmi che c***o voglia dire questa cosa! Sono al secondo volume! Che vuol dire? Modo di dire berserk in inglese, va in berserk su tutte le furie. Ah, ok, scusami. Tranquillo. Però Forse se. l'ho ucciso davvero e. Non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io! Era uno scherzo, non l'ho ucciso io! Non l'ho ucciso io! Non ti preoccupare, sei la coscienza pulita.
salita, stai sereno. Chi è salito? Non ti preoccupare. Ma mi è sembrato veramente una strana coincidenza. Non l'ho ucciso io. Ok. Non l'ho ucciso io. Allora, se la coscienza pulita, di cosa ti preoccupi? Non l'ho ucciso io. Non l'ho ucciso. Stanno arrivando. Non ho ucciso io Silvio Berlusconi. Non ho ucciso io Silvio Berlusconi. Chi è? Dimmi chi è! Tu hai la coscienza. Chi ha suonato? Chi ha suonato adesso? Adesso arrivano a prenderti. Adesso arrivano a prenderti. Ma non hai aperto a qualcuno che non conosciamo? Daniele! Daniele! Vieni pure, vieni pure. Perché stanno crescendo i capelli, hai visto? Ma è Panetti? Questa è live? Sì, sì, sì. Ah, ma è Simone! Mi hai fatto paura, porca c***a. Ciao Simo, ciao. 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 Ciao, ciao, ciao. Ancora è così? E qua ci dorme Daniele per ora. Siamo in una situazione di stallo. Perché è ancora la registrazione? No. No, no, no. Un'altra persona a vivere con noi o no? Giuseppe. Grazie. Grazie. Sono un Pokémon. Ah, è un quadro questo. Tanti quadri, tanti. Hai visto? Ma c'è un bong. È ornamentale. No. È ornamentale. È ornamentale. Cavaliere, presidente, mafioso e tante altre cose. Vi state letteralmente sfogando verso la morte di un uomo. Siete veramente della gente frustrata? Oppure volete essere il simbolo di una libertà ulteriore? Oppure volete essere semplicemente se stessi? Oppure volete sfogarvi un po' su un morto? Non lo so, Non lo so! Laserfist, grazie per il secondo mese. Oppure dire godo che è morto Berlusconi è un modo per dire io sono buono, non come i cattivi. E tanti altri. Per quanto mi riguarda, non riesco umanamente ad essere contento della morte di una persona. E Berlusconi è stato il male dell'Italia. Berlusconi è stato il male dell'Italia. È sotto gli occhi di tutti. Detto questo, non sono costruito geneticamente per godere quando muore una persona. E penso che chi goda abbia un piccolo problema di frustrazione, secondo me. Non vi ho visto così tanto contenti quando è morto Maradona, cocainomane che non riconosceva i figli e che aveva sicuramente stretti contatti con la camorra. Dovreste calmarvi tutti un po', perché se vi abituate così, questa magari è socialmente accettabile, ma prima o poi un bello scivolone quando avete delle responsabilità dove dovrete essere un attimo più umani di quelli di cui godete la morte, perché no, perché meno umani di voi, penso che diventerete poco a poco quello che odiate e vi piacerà, come diceva il grande Salmo. Datevi una calmata. Seriamente. A maggior ragione se non volete essere degli uomini cattivi o delle donne cattive un domani. Consiglio fraterno, ragazzi. Mario, Maradona era bravo nel gioco del pallone, quindi si perdona tutto. E vabbè, Berlusconi era anche il presidente del Milan di Van Basten, ma che cosa vorrebbe dire questo?